Gerry Cardinale è un uomo ambizioso. Dal cinema è giunto al Milan. Dal Milan giungerà alla Casa Bianca. Come? Tutto ha inizio nel 2018. In quell'anno la proprietà del Milan passa nelle mani del fondo americano Elliott. Nel 2020 Ibrahimovic, dopo aver conquistato Los Angeles ed essere diventato celebre negli States, torna al Milan. In due anni Ibra aiuta il Milan di Elliott a rivincere il campionato dopo 11 stagioni. Mentre Ibra riconquista l'Europa del calcio, un'altra persona si affaccia a quello sport. Gerry Cardinale, una delle 500 persone più influenti d'America secondo Variety. L'imprenditore americano nel 2020 viene folgorato da un'idea. Guardando in anteprima il pilot di Ted Lasso, Gerry decide che anche lui vuole entrare nel mondo del calcio europeo. I fan europei sono dei pazzi furiosi, e dove ci sono dei pazzi furiosi ci sono dei potenziali clienti. Gerry studia il calcio europeo alla ricerca di un club da acquisire. Nel luglio del 2020 poi trova nel Tolosa la scelta perfetta. Il club è appena retrocesso e costa poco, quindi c'è tutto da guadagnare. In soli due anni il Tolosa ritorna in Ligue 1 e Gerry pensa: ok, il calcio è facile, ora dobbiamo fare le cose in grande. È giunto il tempo per una nuova sfida. È tempo di comprare un'altra squadra. Avendo in mente Ted Lasso, Gerry inizia a guardare le squadre inglesi. Guadagnano molto, ma costano troppo. Gerry inizia quindi a navigare su Google per trovare una nazione giusta in cui investire. Tra un articolo e l'altro finisce però su YouTube. A un certo punto, dopo 23 video consecutivi di The Office, l'algoritmo di YouTube gli consiglia un nuovo video. Ha 15 milioni di views. È un'intervista, quella di Ibrahimovic al Jimmy Kimmel Live del 2018. Gerry clicca play e nuovamente rimane folgorato. A World Cup without me wouldn't be a World Cup, so... Il carisma di Ibra è incredibile. È simpatico, autoironico, intelligente. È un brand ambulante. L'intervista è del 2018 e siamo nel 2020. Cardinale, per curiosità, va a cercare su Google dove giochi ora questo Ibrahimovic. Non è più negli Stati Uniti, ora è in Europa. È in Italia. Gioca in una squadra chiamata AC Milan. Cardinale alza il telefono e chiama subito Billy Bean, chiedendogli se sappia qualcosa su questa squadra. Billy gli risponde che è una delle più famose al mondo, ma non vince da anni. Ha quasi 100 milioni di tifosi nel mondo, molti dei quali americani. Ah, perfetto, risponde Cardinale. E Ibra gioca lì? Sì. Ma quanto costa sto Milan? Non lo so, però è di Singer. Quello di Elliott. Cazzo, Singer. Ok, teniamoli d'occhio. Il Milan disputa un ottimo campionato e nel 2021 arriva secondo in classifica. Il miglior risultato da tempo immemore. Gerry richiama Bill. Lo prendiamo. Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, Cardinale inizia una lunga trattativa coi suoi connazionali. In questo periodo, Gerry inizia a studiare il Milan e scopre che ha vinto 7 Champions League, meno soltanto del Real Madrid. Inoltre, scopre che Silvio Berlusconi, che conosceva come politico, era stato a sua volta proprietario proprio del Milan. Dal calcio Berlusconi era passato a essere presidente del consiglio italiano. Gerry si segna questa curiosità, perché non si può mai sapere nella vita. A maggio, dopo un lungo tira e molla, l'affare tra Red Bird e Elliott si conclude e Gerry diventa il nuovo proprietario del Milan. Gerry vuole trasformare il Milan in una media company ed è un uomo ambizioso. Vuole vincere col Milan, ma vuole farlo a modo suo. Sa che non si trova più in America, ma sa anche che l'America per definizione cambia il modo in cui si fanno le cose nel mondo. Vuole che il club diventi forte sul campo, ma vuole anche che diventi una media company. A ottobre viene il primo passo in questa direzione. Dwayne The Rock Johnson, amico storico di Gerry, fa una serie di pubblicità col Milan per sponsorizzare il suo nuovo film Black Adam. A novembre poi c'è il mondiale in Qatar, il primo a cui Gerry assiste da conoscitore del calcio. Ciò che vede in TV lo lascia estasiato. Migliaia di tifosi impazziti nelle tribune, milioni di tifosi che impazziscono da casa, miliardi di dollari che si muovono. In più la nazionale di calcio americana viene adorata quasi come fosse una squadra di NBA. Anche in America ci sono dei pazzi furiosi. Gerry rimane folgorato dalla passione degli americani verso il calcio e durante il mondiale inizia a guardare ulteriori video su YouTube. A un certo punto, nei consigliati gli compare un altro viso noto. Stavolta non è Ibra, ma una persona che conosce benissimo. È un attore americano, è Matthew McConaughey. Matthew è al centro di un campo da calcio vestito di verde e sembra stia facendo un concerto. Ma non è così. È il presidente dell'Austin FC e prima di ogni partita in casa va in mezzo al campo con un tamburo, dove carica i tifosi che cantano con lui. È qualcosa di simile a quello che Cardinale ha visto a San Siro per Pioli, ma ha quel che di americano in più che rende il tutto più spettacolare. Cardinale non crede ai suoi occhi, cerca altri video di McConaughey. Si imbatte quindi in un'intervista sul canale YouTube della NBC. Matthew dice che secondo lui non manca molto prima che la nazionale americana possa finalmente vincere un mondiale. In più Matthew parla di un calciatore giovane americano che sta vivendo un momento di difficoltà, un certo Christian Pulisic. Matthew dice di averlo incontrato a Londra e di avergli dato qualche consiglio su come riprendersi. Pulisic è la più grande stella di un movimento calcistico a cui manca poco per esplodere. Cardinale si segna il nome del ragazzo e fa subito una telefonata a un suo assistente. Iniziamo a tenerlo d'occhio. Il mondiale in Qatar finisce, la stagione del Milan
Milan a una brusca frenata, ma Jerry viene in Italia soltanto per le sfide di Champions. Qui, tra Tottenham e Napoli, assiste a uno spettacolo meraviglioso. Si immagina di suonare in mezzo al campo col tamburo come Matthew, ma crede che l'Italia non sia ancora pronta per questo. Poi arriva il derby. Fino a questo momento, lui e Maldini sono più o meno andati d'accordo. Non sa esattamente chi sia questo Maldini, ma ha capito che è una leggenda del club. Quando però il Milan perde il derby contro l'Inter, a Jerry inviano un'intervista. Maldini, prima della partita, ha detto che la società deve scegliere cosa vuole essere in futuro. Jerry, in sostanza, secondo Maldini deve tirar fuori i soldi. Jerry ha capito che Maldini è un'icona, ma nessuno gli può dire cosa fare coi suoi soldi, nemmeno questo Maldini. A fine anno, Jerry licenzia Paolo, affida quindi il mercato a Furlani, laureato ad Harvard e dà più potere a Franco Baresi. Vorrebbe Ibra, ma Zlatan ancora non si sente pronto. Comunque, per lui Jerry ha già in mente qualcosa per il futuro. Baresi è invece l'uomo perfetto per un Milan che ambisce agli States. Nel 94, Franco era salito alla ribalta durante il mondiale proprio in America. Era stato uno dei giocatori migliori del torneo e aveva recuperato a tempi record da un'operazione al menisco. La sua finale contro il Brasile era stata leggendaria nonostante si fosse conclusa con un rigore sbagliato, costato poi la vittoria all'Italia. Baresi ha un conto in sospeso col destino e gli americani adorano le storie di rivincita made in Italy. Vedi La ricerca della felicità di Gabriele Muccino. E in più, nell'87, in piena guerra fredda, Baresi aveva segnato il suo unico gol in nazionale contro l'URSS. Insomma, Baresi è perfetto per gli Stati Uniti e Jerry sa benissimo cosa sta per arrivare in America. Nel 2025, nella sua terra, si disputerà il primo mondiale per club della storia, il torneo per club più importante del secolo. Per arrivare lì, il Milan ha un solo modo: deve vincere la Champions del 2024. Il piano di Jerry è semplice, ma allo stesso tempo quasi impossibile. Cardinale vuole vincere il mondiale per club del 2025 in America, col Milan, e lo vuole fare con due protagonisti. Il primo è proprio quel Franco Baresi che tanto è amato in America. Il secondo è quel giovane americano che Matthew McConaughey aveva incontrato a Londra, Christian Pulisic. Una volta allontanato Maldini, Jerry chiama personalmente il proprietario del Chelsea Boley. I due trovano l'accordo per Loftus-Cheek, inglese ma nato a Londra, quindi una sorta di antenato comune. Successivamente parte l'assalto per la stella statunitense. Il Milan deve avere Christian Pulisic, il più grande calciatore degli Stati Uniti. In pochissimi giorni la trattativa si conclude. Nel mentre, il Milan tratta anche altri americani, ma non riesce a prenderli perché costano troppo. Poco importa, l'importante era Christian. Ora l'obiettivo di Cardinale è chiaro: Cardinale vuole vincere la Champions, non per conquistare i tifosi del Milan. Quelli sono clienti, ma non sono così tanti, sono milioni. Lui è più ambizioso. Conquistare la Champions del 2024 può significare conquistare l'America, poi nel 2026 il resto del mondo, e a quel punto i clienti sarebbero miliardi. Una volta mandato via Maldini, Cardinale si mette al vertice di un team operativo che vuole costruire la squadra più forte d'Europa. Per farlo, però, non si possono spendere miliardi di euro. Si deve risparmiare e ottimizzare i costi. Per farlo, si deve utilizzare il metodo Moneyball. L'arte di vincere americana può essere insegnata anche in Italia. Gli italiani, però, non credono molto in queste idee. Per questo motivo, nel corso dell'estate, Cardinale manda via Tonali. Cerca un terzino destro per sostituire Calabria e in generale non punta su nessun italiano. Che senso avrebbe provare a spiegare a questi i suoi piani? L'estate prosegue veloce e l'algoritmo sputa fuori una serie di nomi interessanti. Sono poco conosciuti, ma sembrano tutti promettere bene. Nessuno crede nel Milan, ma sorprendentemente i risultati si vedono. In campionato il Milan fa benissimo. Pulisic diventa subito un leader della squadra e la sua maglia numero 11, come quella di Ibra, va a ruba in tutti gli Stati Uniti. Nel corso dell'anno fioccano collaborazioni tra Milan e brand americani. Leao viene invitato come ospite al Super Bowl. Pulisic, dopo aver segnato 4 gol nei gironi di Champions, a gennaio viene invitato alla cerimonia degli Oscar, dove consegna la statuetta di miglior attore a Cillian Murphy. San Siro continua a essere sold out ogni settimana e la presenza di tifosi americani si fa sempre più insistente. A maggio poi il Milan arriva in finale di Champions. La partita si gioca nello stadio europeo che ha ospitato più partite di NFL nella storia. La finale di Champions si gioca a Wembley contro la squadra europea più famosa in America, il Manchester United. Battere lo United a Wembley potrebbe essere un evento storico per il Milan. Farlo con un gol di un americano poi sarebbe sicuramente la ciliegina sulla torta. Cardinale non crede nella fortuna. Secondo lui, gli uomini forti la fortuna se la creano. La sera prima della partita a Londra, Jerry organizza una rimpatriata. In un pub dietro lo stadio, Cardinale invita due americani, Matthew McConaughey e Christian Pulisic. Una volta seduti al tavolo, il premio Oscar dà ulteriori consigli al ragazzo. Matthew gli racconta la sua vita, da quando faceva le commedie romantiche fino a True Detective. Gli spiega il significato del finale di Interstellar. Alla fine, davanti agli occhi sognanti di Cardinale, gli cita tre competizioni: Champions 2024, Mondiale per Club 2025, Mondiale per Nazioni 2026. Poi chiude gli occhi e recita una frase: un tetto è soltanto qualcosa creato dall'uomo. Matthew inspira e
passa a Pulisic una copia del suo libro. Il giorno dopo, il Milan conquista la Champions vincendo per 1-0 contro il Manchester United. Il gol, neanche a dirlo, è di Christian Pulisic. La partita viene vista da 2 miliardi e mezzo di persone, tra cui 250 milioni negli Stati Uniti. In America, nelle piazze, i bambini corrono con la maglia numero 11 di Pulisic. Per tutta l'estate, un sacco di calciatori rossoneri fanno comparsate nei programmi televisivi americani. De Ketelaere viene contattato dalla Disney per interpretare l'uomo invisibile in una versione rivisitata dei Fantastici 4 e la sua performance viene acclamata da tutta Hollywood. Nel mercato del 2024, Jerry utilizza ancora l'algoritmo per conquistare nuovi talenti con cui vincere il mondiale per club. Stavolta però siamo in America, serve anche lo spettacolo. Jerry, dopo aver guadagnato 500 milioni di euro in poco più di un anno, ne spende più della metà per uno dei giocatori più famosi al mondo, soprattutto in America. Dal Real Madrid per 300 milioni arriva Kylian Mbappé. Il Milan di Cardinale arriva in America per il mondiale per club come la squadra più acclamata al mondo. In Europa è pieno di tifosi rossoneri, in America tutti tifano per i rossoneri. Gli stadi sono una bolgia e il Milan arriva tranquillamente in finale. Lì, a sorpresa, non trova una squadra araba, ma l'unica statunitense del torneo, i Seattle Sounders. È un derby americano, ma ora il tifo è spaccato. Gli americani tifavano Milan, ma per natura credono sempre nell'underdog. Dopo un anno trionfale, ora il Milan è il club da battere. Jerry però è pronto anche a questa evenienza e si preparava l'asso nella manica da ormai 4 anni. A sorpresa, il giorno prima della finale, Cardinale esonera Pioli. Al suo posto mette l'uomo da cui tutto era iniziato, l'uomo che aveva fatto impazzire gli americani nel 2018, l'uomo che gli era stato consigliato da YouTube, Zlatan Ibrahimovic. Ibra entra in campo con un carro armato e il pubblico statunitense impazzisce. È il Milan la vera squadra americana, è il Milan che va tifato. A New York, dopo una partita combattuta, il Milan di Baresi, Pulisic, Mbappé e Ibrahimovic batte il Seattle e diventa la prima squadra nella storia a vincere il mondiale per club a 32 squadre. Il valore del Milan schizza e in breve tempo a Cardinale arrivano decine d'offerte dai 5 miliardi in su. Alla fine, dopo varie trattative, la Disney si aggiudica anche il Milan, dando a Cardinale 10 miliardi. Jerry, prima di lasciare la squadra, trova il tempo per realizzare il suo sogno. Il 31 agosto del 2025, a San Siro, Cardinale entra in campo con un tamburo rossonero prima della partita. Tutti intorno a lui ci sono giocatori, dirigenti, Baresi, Ibra. Cardinale ammira San Siro e una lacrima cade sul suo volto. Prende il microfono e indica il cielo. Una volta, un uomo mi disse che un tetto è solo qualcosa di costruito dall'uomo. Aveva ragione. Cardinale batte sul tamburo. Tutti i milanisti, dopo 2 anni di vittorie, cantano e ballano insieme a lui. Una volta ceduto il Milan, Cardinale non ha però esaurito la sua ambizione. D'altronde, fin dal primo acquisto al Milan, aveva avuto in mente un'idea folle: partire dall'Europa per conquistare l'America. Jerry negli Stati Uniti è ormai una superstar. E ora Variety l'ha messo al 7° posto tra le persone più influenti del paese. Dopo il Milan, in pochissimo tempo entra nel board della nazionale americana. Nel 2026 i mondiali sono lì, negli Stati Uniti. Matthew aveva detto che il momento di alzare la coppa sarebbe presto arrivato. Jerry sa che il momento è ora. Nella federazione calcistica americana tutti si fidano di Cardinale e gli danno carta bianca per preparare la squadra in vista dei mondiali. Lui chiama Baresi come team manager, Furlani come responsabile della comunicazione e chiede a Billy Bean un nuovo algoritmo per trovare talenti americani. L'allenatore stavolta non serve neanche. In pochissimo tempo la nazionale americana cambia volto e arriva al mondiale con un tifo che non si era mai visto prima. Gli Stati Uniti superano il girone, superano gli ottavi col Brasile, i quarti con la Russia, le semifinali col Messico. In finale arriva l'Inghilterra. Tutti ormai hanno capito come funziona con Jerry Cardinale. Lui si fissa un obiettivo, lavora per raggiungerlo e lo raggiunge. Gli Stati Uniti di Cardinale diventano campioni del mondo di calcio per la prima volta nella loro storia e Jerry viene rinominato The King of Football. Variety lo mette al secondo posto in classifica e Matthew McConaughey lo chiama. Cardinale sorride, sa che Matthew ha ragione, lo ha sempre saputo. Ogni suo passo alla fine ha portato fin qui. Il successo chiama successo. Quando sopra di te non c'è un tetto, poi l'unica cosa che puoi fare è continuare a salire. Cardinale prende in mano la lista di Variety. C'è un solo uomo che ormai sta davanti a lui, è il suo vecchio amico The Rock, ora presidente degli Stati Uniti. Cardinale annuncia al mondo che si candiderà alle elezioni presidenziali del 2028. Cardinale ha l'apporto di Ibra, di Pulisic, della Marvel, di Baresi, dei milanisti, dei tifosi, di McConaughey, dell'algoritmo. Jerry si candida nel 2028. Con il 99,9% dei voti, Jerry Cardinale diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti. Lo 0,1% di quelli che non l'hanno votato non gli è andato contro. Quelle erano schede nulle, con la scritta Cardinale Out al centro del foglio.